la fisarmonica stasera suona per te, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa, la fisarmonica. Che mai il desiderio di te quando vivevi felice con me. Se chiudo gli occhi vedo il tuo viso, rivedo il tuo sorriso, ma le fisarmonica suona per me. Era di notte, c'era la luna, baciavo le tue labbra, era l'ultima volta. Buonasera a tutti. Allora, si continua l'estate insieme a voi e stasera è una serata un po' particolare, nel senso che purtroppo quando le persone prendono degli impegni e poi non li rispettano, fanno fare, tra virgolette, non brutta figura a chi ha organizzato, ma purtroppo, come si dice, far fare male le cose, che poi male non saranno sicuramente. Dovevano venire tante persone che si sono iscritte, hanno fatto, diciamo, tranquillamente il loro dovere, però stasera poi purtroppo non si sono presentate. Poi si doveva fare addirittura un concorso, si doveva fare una gara, però erano iscritte 15 persone, 15 coppie, e se ne sono presentate quasi zero. Abbiamo soltanto due o tre coppie e quindi stasera ci dispiace molto, specialmente perché magari uno è venuto per la serata degli organetti, perché sapeva che c'erano gli organetti e tutto quanto, però purtroppo, vedete, c'erano anche i premi, le coppe e tutto quanto, ma le persone purtroppo a volte mancano nei loro doveri. Però stasera che facciamo? Cerchiamo di andare avanti lo stesso, le tre coppie che ci sono li chiamiamo. È meglio pochi che niente, che dobbiamo fare? Poi ogni tanto vi canto io qualche canzone, anche se non era in programma, perché ho già fatto l'altra volta, poi domani c'è la corrida, eccetera, eccetera. Però che si dice? A mali estremi? Che dobbiamo fare? Chi vuole rimanere per noi ci fa molto piacere, altrimenti voglio dire, uno poi si può fare una passeggiata, va a mangiare qualcosa, va giù un gelato, insomma, però noi siamo qui a farvi compagnia e allora con un bel applauso accogliamo queste coppie e partiamo da chi è conosciuto veramente all'altezza, da Mastro Michele. Un bel applauso insieme a Comba Francisco, perché è effettivamente una coppia ormai consolidata, e quindi li chiamiamo qui. Poi abbiamo il nostro DJ che stasera farà da praticamente percussionista, no? Col tamburello e tutto quanto, vediamo che già c'è
il tamburo con gli altri accessori, quindi Esther Luigi insieme, vediamo chi c'è qua, a Giorgio Toscano, un bel applauso anche a loro, venite pure qua. E poi, per finire, abbiamo un'altra coppia e sono Federico Cofone insieme a Pasqualino Algieri, un applauso anche a loro. Voglio dire una cosa, siccome abbiamo tre coppe e ci sono tre coppie, quindi vincono tutte e tre, quindi non c'è problema. Però come li facciamo vincere? Facciamo una specie, dico tra virgolette, di corrida, quindi facciamo l'applausometro, no? Quindi voi deciderete chi sarà il primo, chi sarà il secondo e chi sarà il terzo classificato, va bene? In base ai vostri applausi, come meglio voi volete giudicare queste coppie. Qua, potete venire qua, venite tutti, un bel applauso a tutti quanti, forza! Allora, venite qua, venite tutti quanti, vieni tu anche tu, Luigi, vieni, vieni. Così almeno... Allora, io le voglio presentare anche se le conoscete, qualcuno magari ancora non vi ha visti, che magari è nuovo, che è venuto qua. Allora, partiamo dal veterano, Mastro Michele. A posto. Grazie. Che cosa ci farei ascoltare come primo pezzo? La tarantella. Una bella tarantella. Compa Francesca è d'accordo? D'accordissimo. Invece il primo pezzo vostro quale sarà? La tarantella di Simone Luzzi. Benissimo. E poi invece voi? Noi è una tarantella non tipica della zona, diciamo, più verso le gitane anche. Comunque è una tarantella che si chiama A Calabrisa. A Calabrisa, siamo in Calabria. Quindi si parte tutti e tre con una bella calabrisella, da quello che ho capito. Diciamo da tarantella, fatta bene. Allora io direi che partiamo magari dai più vedrà più anziani, tra virgolette. Quindi accomodate, un bel applauso, forza, mettetevi di là, preparatevi, venite qua vicino ai microfoni, così facciamo un accordo, bella pulita. Vediamo un pochettino, se è basso lo alziamo un po'. C'è Giorgio, vieni a vedere qua un po'. Proviamo, vediamo se si sente. Ah, perfetto. Tamborello si sente pure. Magari usa questo, no? Così o no? Usiamo tutto tu stesso, va benissimo. Allora, questa bella coppia ad aprire questa serata, Mastro Michele e Compa Francesco. Andiamo avanti. Calar la voz del sol.
bravissimi. Siete stati bravi, ci vediamo più tardi. Va bene? Grazie. Complimenti, un altro applauso che se lo merita. Allora, adesso andiamo con la prossima coppia. Esther Luigi e Toscano Giorgio. Bel applauso anche a loro di incoraggiamento. Questi sono i miei. La tarantella, se non sbaglio, di Simone Luzzi. La taranta. Bene. Prendete posizione. Su, su. La terza, e sono Federico Cofone e Pasqualino Algieri. Prego, un bel applauso anche a loro. Voi fate la classica tarantella, se non sbaglio. No, a Calabrese si chiama Kiss. Provate anche voi, mettetevi tranquilli. Allora, Federico e Pasqualino, questa calabrese. Vai. We'll be right back.
Bellissimi! Cominciamo a fare un assaggio del pubblico per vedere a chi è piaciuto di più. Siamo solo all'inizio, eh? Poi il giudizio ci sarà più tardi. Rimanete qui, venite anche voi qui. Compa Franci, venite qua, basta bene, eh? Allora, no, così assaggiamo il pubblico per vedere che cosa... Eh? Vedete più avanti, voi due qua avanti, un po' più avanti. Ecco qua. Vediamo il vostro giudizio su questa prima coppia che si è esibita. Un applauso. Benissimo, perfetto. Grazie, vi potete accomodare. Vedete voi? Un applauso per loro. Grazie. Stiamo andando salendo, diciamo che più o meno, venite qua, un applauso per loro. Allora, grazie a voi, più o meno abbiamo capito, no? Diciamo che abbiamo dato un saggio di quello che è il pubblico, sono tutti bravi comunque, a prescindere poi, primo, secondo e terzo, l'importante quando si partecipa. Allora, prima del secondo pezzo che ci faranno ascoltare, adesso io vi farò ascoltare due brani che potete cantare insieme a me. Sono belli allegri allegri. Uno è Tuvo Falamericano e l'altro Sarracino. Nel frattempo loro si preparano per il secondo pezzo. Va bene? Vai! Oh Sarracino, o Sarracino, e tutte femmine fanno innamorare. Vedi capire ricci ricci, l'uecchio è brigante o sole in faccia, ogni figliola s'appiccia, so vede passare. Una sigaretta a mocca, una mano in da sacca, e se ne va a smarciarsi per tutta città. Oh Sarracino, oh Sarracino, bello guaglione, oh Sarracino, oh Sarracino, e tutte fermone fa sospirare, e belle faccia, e belle core, e sta. E so guardata va a innamorare, e una bionda s'avvelena, e una bruna s'innamora, e veleno calamita, questa è femmina che le fa. O Sarracina, o Sarracina, bello guaglione, e belle facce, e belle core, e tutte femmine fa innamorare. Sera con una base e con una scusa da ruba da me cuore. Sarracina non si chiude, o oh Sarracina, o oh Sarracina, bello guaglione, o oh Sarracina, o oh Sarracina, e tutte femmine fanno l'amore. Sarracina, Sarracina. Porti canzone con un stemma rete, una compulenza.
nella cave si era alzata, passa in scampagnana per Tuleta, comando guapa per te fa guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me che tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, non ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi venga a me, chi te li dà la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, se da me non c'è sta niente a fare. Che sono bravi, venite, la prima coppia che ha suonato, adesso con il loro secondo pezzo, Mastro Michele e Comba Francisco, un bel applauso, forza! Venite, venite, siete bravissimi. Il secondo pezzo cosa fate? Una tarandella bassa pirti. Cioè, dialetto, diciamo, a bassi aperti, perché è come dire, poi c'è una forza bella. Come arrangi, com'è? Aspetta. Subito, cominciamo subito. E cominciamo subito, vai. We'll be right back.
veramente veramente molto bravi. E allora adesso facciamo nuovamente venire qui Luigi, Esther e Giorgio. Il prossimo pezzo qual è, Giorgio? Una taranda modificata scritta da Medici. Ah, sei anche un autore quindi, bravo! Un applauso allora! E questo mi fa piacere, molto. Bravo Giorgio, bravo! Allora, gustiamoci insieme questo bel pezzo. Ehi! Adesso arrivo. Conoscevo anche le qualità, diciamo, del nostro DJ. E adesso nuovamente insieme con noi la terza coppia, quindi Federico con Pasqualino, va bene? Allora, qual è il vostro pezzo? Salterello. Un salterello, quindi saltiamo tutti insieme, ok? Bene, preparatevi e partite con il vostro pezzo. We'll be right back.
buoni, tutti quanti bravi sono, è vero? Anzi, poi abbiamo anche un'altra coppia fuori concorso, se così possiamo dire, che mi hanno chiesto, dice, possiamo partecipare anche noi a fare un pezzo o due, come no? Però ormai il concorso è andato, quindi ok, li facciamo venire, adesso o dopo? Adesso subito, veloce veloce, siete pronti? Ci sono? Che sarebbe Pasquale insieme a Giovanni, dice possiamo fare? Mentre facevo il giro prima ho sentito una persona che ha detto ma un'altra volta chi si c'è? No, io lo dico perché sono a casa mia, sono a San Giorgio, io voglio bene San Giorgio, voglio tu. Allora, non è che ci sono io qua perché ho chiesto, oh fatemi vedere a mia stasera, no. Io stasera con la mia famiglia stavo mangiando e bevendo come tutti. E poi siccome insieme alle coppie che devono venire c'è anche il presentatore cose, perché sono persone che non meritano niente. Allora lasciamo stare, sono venuti a chiamarmi, dice Franco, piacere, cose. E io volentieri perché io sono disponibile sempre. Non sono venuto qui perché voglio essere io protagonista, ma sono venuto qui a riempire un buco che era vuoto e non era giusto stare magari senza niente, vero? Anche per voi stessi. Comunque no, voglio rispondere a queste persone che forse, non lo so, se si vogliono misurare con il sottoscritto, invece di parlare così a svambera, come diciamo noi, venite qui e confrontatevi con il sottoscritto. Perché io almeno quello che faccio, buono o sbagliato che sia, lo faccio, ci metto la mia faccia. E fino adesso, grazie a Dio, sono sempre riuscito a farlo. Quindi non parlate alle spalle, andate da un'altra parte. E non voglio esagerare, mi dovete scusare, però poi ti viene la rabbia. Io non sono qua perché ho lemosinato qualcosa, sono qua perché mi fa piacere essere del mio paese, vicino al mio pubblico, ai miei amici e alle mie persone. E sono venuto a dare una mano alle persone come la Prodotto che fanno delle belle cose. Domani faccio la corrida, come sempre alla quinta edizione, e spero che poi in futuro ci siano altre persone che vengono a fare le cose che faccio io. E quando non ci sarò più io perché andrò da qualche altra parte, spero che queste persone lo dicano e poi facciano i conti con voi. Perché questi sono distruttivi, questi non vogliono bene a San Giorgio, vogliono male, sono contenti quando qua non c'è nessuno, quando non si fa niente. E si dovrebbero vergognare. Io fin quando avrò forze così, e ringrazio sempre Dio di andare sempre avanti così. Scusatemi se mi sono sfogato, però non è giusto. Sempre questa e un'altra volta chiesto, no, io fin quando mi chiameranno, io farò qualcosa, lo farò sempre. Bene. Grazie. Anzi, sempre di più. E domani sera siete tutti invitati a vedere cosa è capace di fare Franco Vangeli, insieme ai suoi pochi collaboratori che sono qua. Perché quando ci vuole, mo basta. Vai. Forza tutti insieme! E come si dice a casa, finita la miglia, scattarsi! Mi sono innamorato di Marina, una ragazza ancora ma carina, ma lei non può saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore. Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille allora. Quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sconciò insieme. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non ti lasciare, non mi devi rovinare. Non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non può saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore. Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando le dissi che la volevo amare, mi diedi un bacio e l'amo sbocciò. Marina, 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 ti voglio al tuo presto sposare.
intanto viene da Milano con molta passione, col tamburello sempre tutti gli anni. Un applauso a Giovanni che se lo merita, perché vuole bene a San Giorgio e quindi gli piace anche partecipare alle cose. Domani ce l'abbiamo anche con noi alla corrida. Che pezzo ci fate ascoltare? La tarantella, io che ce l'ho nel sangue. La tarantella che ce l'ha veramente nel sangue, lo conoscete bene. Quindi questo fuori programma, questi ospiti d'onore graditissimi, una bella tarantella, Pasquale e Giovanni. Facciamo un'altra canzoncina e poi facciamo venire a loro. E come gira la ridella mia, ci vorrebbe una zitella, e ci vorrebbe una zitella, e come gira come zumba e balla, e come gira la ridella mia, ci vorrebbe una zitella, così va la gioventù. Vorrebbe una zitella per franguzze e marciarella, e come gira come zumba e balla, e come gira la ridella mia, ci vorrebbe una zitella, così va la gioventù. Te non ho detto la fesseria, no, ci vorrebbe, no? E quelli come lui, anche questo ha fatto la rima, per quello ho nominato lui, eh? Alli zangone, mettite ca stasera, e mettite ca stasera, e mamma mi ha mandato alli zangone, mettite ca stasera, amore mio su maccarrone, e come gira come zumba e balla, e come gira la ridella mia, ci vorrebbe una zitella, e ci vorrebbe una zitella.
dire come ciumba e balla e come gira la ridella mia. Ci vorrebbe una zitella, tu si balla gioventù. Come ciumba e balla e come gira la lella mia, ci vorrebbe una zitella, tu si balla gioventù. Come ciumba e balla e come gira la ridella mia, ci vorrebbe una zitella, tu si balla gioventù. Oh,
Qual è il terzo pezzo che ci fate ascoltare? Anna! Tarantella! Benissimo, una bella tarantella! Anna! Vedete posto! Anna Maria! Luigi e Giorgio! Bene, allora adesso nuovamente con noi la terza coppia, Federico e Pasqualino. Bel applauso anche a loro, che sono bravi, tutti bravi, veramente. Qual è il prossimo pezzo? Una volta, no, magica si chiama, una specie di tarantella. Sì. Una specie di tarantella? Un saltarello, diciamo, una pizza. Insomma, è un minestrone, diciamo, un po' di tutto. Bene, poi di questi tempi va bene, no? Oh. Ok, date ragazzi, siete bravi. Allora,
purtroppo, diciamo, per voi io non mi sento più di andare avanti, lo dico sinceramente perché sarei un vigliacco a dire il contrario. E per me abbiamo finito, nel senso anche perché loro non hanno più pezzi. Fortunatamente, lo dico perché qua a San Giorgio c'è bisogno di dire anche, ma sicuro che l'ha sentito Gunato? Sì, l'hanno sentito in parecchi, è venuto anzi un amico mio carissimo a dire: fra, non ti preoccupare, vai tranquillo perché la cazzata ce l'hai fatta pure. Va bene, ma non mi interessa, non faccio nome, non faccio niente. Allora, adesso pensiamo alla serata bella che loro hanno onorato insieme a voi, perché sono stati veramente bravi. Ci dispiace che gli altri non sono potuti venire, altrimenti avremmo fatto una cosa migliore, però avete fatto onore. Io, per me, siete stati tutti bravi, a prescindere adesso chi prenderà il primo, il secondo, il terzo, non è quello, ma avete partecipato e fatto onore a una serata meravigliosa organizzata bene dalla Proloco, e purtroppo molte persone non hanno saputo capire l'importanza, però si va avanti lo stesso. Allora, come avevamo detto, c'è l'applausometro, così detto, quindi voi deciderete chi sarà praticamente il vincitore, chi sarà il primo, chi il secondo e chi il terzo. Quindi partiamo naturalmente da i più anziani, tra virgolette, veterani della musica e tutto quanto, quindi Mastro Michele e Comba Francisco. Quindi però una cosa, attenzione, perché dobbiamo fare una cosa: chi applaude per uno non deve applaudire per l'altro, altrimenti non si capisce bene, diciamo, a chi va poi il voto, perché alla fine questo deve essere. Quindi senza problemi, e questa è una cosa bella, non è una cosa che uno dice chissà se perde e vince, non succede niente, perché tutti e tre sono stati bravi, le coppie, e tutti e tre si porteranno a casa un premio meritato. Quindi un applauso per Mastro Michele e Comba Francisco. Significa, ve lo traduco subito, più tardi, terzo posto, no? Niente, però aspettate, scherzo, scherzo. Allora, un applauso adesso per Luigi e Giorgio. Vediamo se indovino. Secondo me questo è un secondo più, un secondo più, ma non lo so però. Vediamo un po' per quest'altra coppia, Federico e Pasqualino. Allora, ho quasi indovinato, vero? Allora, portami questa coppia. Un applauso a sta bambina qua. Allora, terzo posto, una bella coppa per voi. Ai terzi classificati, Mastro Michele e Comba Francisco, un bel applauso, complimenti. C'è un'altra Valentina qui? Un attimo, sì. Ah, scusa. Dimmi. Ecco, vedi? Le promesse sono debiti. Chi non è venuto, non si porta la casalenga. Quindi vi potete andare a mangiare lo spezzatino e un bello litro di vino. Ok? Questa è la prova che li offre per voi, perché giustamente un piccolo pensiero, così se possiamo dire, va bene? Ok. Perché ci vuole. Allora, chi è la seconda che porta questa coppa? Ah, ci sono già, vieni, porta. Allora, diamo questa coppa ai secondi classificati qui, a Luigi e Giorgio. C'è pure la pizza qui, con la birra, no, tu Coca-Cola, signora. E poi naturalmente andiamo con la, il primo classificato, la coppa. Sì. Sì. Allora, i primi classificati, Pasqualino e Federico. Vedi che c'è anche la pizza, sì. Ringraziamo a tutti coloro che hanno apprezzato, diciamo, la nostra performance di questa sera, la nostra musica. Grazie a tutti. L'hanno apprezzata davvero, sul serio. Quindi, sì. Noi abbiamo partecipato, non per primo, secondo e terzo, bisogna partecipare. Grazie a tutti e buonanotte. Qualche cosa anche voi dovete dire. Ok, abbiamo capito, non ci sono problemi, un applauso anche a loro. Bene, io ringrazio
Giorgio Cerigone, presidente della Proloco, e tutti i collaboratori della Proloco. Ringrazio voi, per me è stato un piacere come sempre. Io, per quanto mi riguarda, vi aspetto domani sera per la corrida. Grazie a tutti e buon proseguimento. Mi dai un po' di... Io ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio soprattutto Franco, che è sempre stato disponibile nei nostri e nei vostri confronti. Vi voglio ricordare che domani c'è la corrida, però il 19 proseguono ancora con la rassegna internazionale del folklore mediterraneo, e ci saranno tre gruppi, un gruppo bielorusso e due gruppi di Bormanno. Poi sabato ci sarà il gruppo Armeria di Frascineto e domenica la serata finale con Franco e la scuola di ballo. Thank you.
Thank you.